Alessandro Terzalone, Silvano Pellicciore. Dunque, fino ad ora abbiamo sviscerato il governo e la destra, ma fortunatamente in questo paese c'è anche una sinistra che si sta svegliando. Si sta svegliando solo adesso dalla conferenza stampa della Schlein. Sta in conferenza per un'ora e mezza, alla fine i cronisti si chiedono di che cazzo ha detto. Così Eli Schlein prova a non farsi incastrare circonlocuzioni e arabeschi. Dunque, due giorni fa c'è stata la sua prima volta coi giornalisti, no? Per ogni domanda scomoda ha fatto così tanto la vaga. Armi a Kiev? Sì, ma senza spesa militare. Termovalorizzatore a Roma? Sono scelte precedenti. Maternità surrogata. Io sono d'accordo, ma il PD è contro. Eli, ma quindi tu cosa ci fai lì? Cioè, la Schlein nel PD ha la stessa rilevanza dei dialoghi nei film porno. Cioè, no, ha la stessa... No, ha la stessa rilevanza dell'oboe nell'heavy metal, ha la stessa rilevanza della panna nella carbonara, è proprio fuori contesto come un bresciano in Gomorra. Ciro, riprendiamo tutto quello che è nostro, usti. Cioè, come dire, ha fatto la stessa traiettoria la Schlein di Elon Musk col suo razzo, l'avete visto? Me lo fai vedere, scusa, guardate. Parte, dice, cazzo che figo, guarda, guarda come va su, parte benissimo, no? Parte bene, parte bene. Poi a un certo punto fa un po' di fumo, fa un po' di fumo, fa un po' di fumo. Finché poi è esploso, no? Ecco, la Schlein è partita bene. Adesso nella fase del fumo aspettiamo solo che le correnti del PD non la facciano esplodere. Solo una cosa è certa, non vedrete mai un segretario del PD farsi una piadina con una commessa di Calcedonia. Ma certamente lo vedrete a casa di Claudio Baglioni. Schlein a casa di Baglioni, la cena ai Parioli che unisce la sinistra. Che meraviglia. Però c'è della coerenza, perché la Schlein in Parlamento dice che gli extracomunitari servono e poi va a casa nelle terrazze ai Parioli, dove in effetti gli extracomunitari servono. Prima servono e poi sparecchiano. Adesso però basta, perché a me la sinistra mi spegne. Io ho bisogno di bellezza, io sì, forse di fuffa se vogliamo, ma ben disegnata. Io ho bisogno di design. Mi piace, io ho bisogno del salone del mobile, ragazzi. La più grande fiera del mobile nel globo del Ragueo. È bellissima. Cioè, l'evento si divide in due, eh? Cioè, uno è il salone ufficiale che si svolge in fiera con tutti i mobilifici che presentano le novità dell'anno, e l'altro è il fuori salone. Sparso in città, con centinaia di eventi legati al design, milioni di persone legate allo spritz. Praticamente il fuorisalone è un raduno di alpini, però fashion. No, comunque Milano si è riempita di opere di design, anche le più strane, perché il design è così, gli piace stupire. Guarda questa, per esempio, fammela vedere. Questa è la bicicletta con le ruote quadrate. Intendiamoci, non è che ti sposti andando su e giù, no? Perché poi ti devono ripristinare anche la prostata.
si muove su cingoli, tipo carro armato. Me lo fai vedere? Ok, guarda, vedi? Ha fatto, si è fermato, ha fatto 4 metri. No, ma è normale, perché su quella bici ogni 4 metri devi scendere e mettere palate di pomata Anonet. Sono pomate. No, perché altrimenti potrebbero scambiare le ragadi per le borse laterali, ma non è così. Cioè, andare in giro... No, ma... No, perché andare in giro su 2 finestre cingolate così, non so, è come mangiare la castagna con tutto il riccio attorno. No. Ecco, al fuori salone se ne vedono un po' di cose così. In ogni caso è una grande occasione per le archistar di mettersi in mostra.